Una scommessa vinta dai giornalisti e che si è unita alla generosità dei privati. Il Cuore di Crotonese è primo in classifica e, dopo la commedia portata in scena presso la villa comunale dei giornalisti di Crotone, è stato possibile acquistare il nuovo camper della Speranza on the road. Un mezzo semplice sulle strade di Crotone che da tanti anni ormai offre pasti serali alle persone in difficoltà. Il precedente è stato messo in pensione per usura e il nuovo è pronto a raggiungere le persone. Presso la chiesa di Santa Rita una santa messa con i volontari di strada e poi sul piazzale la benedizione del nuovo mezzo che ricorda il nome di Dodò Gabriele. Camper dunque non solo della speranza ma anche della memoria e poi la benedizione del parroco di Santa Rita, Don Tommaso Marzei. L'intenzione dei volontari di strada è costruire una società a favore degli ultimi. Allora sì, noi, il nostro progetto è stato sempre quello di partire dagli ultimi per dare vita a una società migliore, più equa, più fraterna e soprattutto che sia inclusiva verso gli ultimi. È arrivato questo camper, ma quanto lo avete desiderato? Abbiamo desiderato tanto e insomma alla fine è arrivato, ma grazie soprattutto all'aiuto di tanti amici nostri, ma soprattutto ci tengo a ricordare di due spettacoli teatrali degli amici giornalisti crotonesi e poi la famiglia Modeo che ci ha dato un grosso aiuto per acquistare questo mezzo. Quante persone la sera salgono su questo camper per dare una mano concreta al prossimo? Sono 4-5 volontari che ogni sera, c'è l'autista più i volontari che distribuiscono i pasti, sono diciamo sempre dal lunedì alla domenica sempre operativi e ci danno una grossa mano a tutti. Quante persone usufruiscono dei pasti caldi di On The Road? Più o meno dai 50-60 persone, più abbiamo anche delle famiglie che ogni sera vengono a chiederci un aiuto, soprattutto in questo momento dove sono stati aboliti alcuni benefici per queste famiglie. Adesso il precedente camper è stato mandato in pensione, io le chiedo quanti chilometri ha percorso? Tantissimi chilometri, è stato un mezzo che insomma per più di 10 anni ha girato tanto sulle strade della città distribuendo anche centinaia e centinaia di migliaia di pasti. Le chiedo come proferisce il Vangelo. Chi è il tuo prossimo? Il nostro prossimo è quella persona che in quel momento si trova in difficoltà, ha bisogno di una mano e che noi non possiamo non dargliela, ma dobbiamo sentire il suo dolore e andargli incontro. Da quando entrerà in servizio questo nuovo campo? Allora, entrerà tra qualche giorno perché dobbiamo fare gli ultimi interventi e poi entrerà insomma nei prossimi 2-3 giorni entrerà di nuovo in servizio, saremo on the road come sempre. E quanti cittadini ogni giorno portano il loro cibo cucinato a casa per i bisognosi? E poi vi sono anche i locali, i ristoranti e le pizzerie che vi offrono dei pasti per donarli. Allora, noi abbiamo dei volontari che preparano la sera dei pasti caldi e in più abbiamo una rete di esercizi commerciali che ci dà l'invenduto oppure ci dona dei generi alimentari di prima necessità da distribuire poi la sera. Crotone è ultima nelle classifiche europee, la città dove si vive peggio e dove non vi sono dei servizi che in altre città sono considerati normali. Però come dice Don Ezio Limina della mensa dei poveri padri Pio da Pietrelcina, è prima nel cuore questa città, è prima nella generosità. Sì, questa città nelle classifiche è sempre ultima, però nella generosità, nel cuore di tanti crotonesi è prima perché si vede nella rete che oltre al camper c'è anche l'Emporio Solidale gestito dalla cooperativa Croton Community che dà sollievo a tante famiglie crotonesi che in questo momento di crescita dei prezzi alimentari di non avere più il reddito cittadinanza sono insomma in un momento difficile. In conclusione le chiedo adesso quali sono gli obiettivi prefissati dei volontari di strada? Allora noi oltre a dare conforto a queste famiglie abbiamo tanti progetti e ogni estate qui a Crotone vengono centinaia di volontari provenienti da tutta Italia, ma anche abbiamo avuto i ragazzi americani, canadesi, belgi, francesi che vengono qui a realizzare i campi con Libera.